Ciao a tutti ragazzi, sono Lone the Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video esclusivo su Clash Royale. Oggi andremo ad affrontare uno tra i più grandi ed improbabili chest opening della storia. La Supercell, dopo tutti i troll che gli abbiamo fatto, ci ha mandato un messaggio solo a noi per dirci dei nuovi aggiornamenti delle nuove carte in uscita proprio oggi. E dunque, cogliendo subito la palla al balzo, abbiamo gemmato 500 milioni di gemme. Sì, mi sono dovuto anche vendere un rene, sono in mezzo a una strada, ma vabbè. Dunque, prima di iniziare, subito ti dico di lasciare un bel like se il video sarà di tuo gradimento, lascia un bel commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Dunque, bando alle ciance, cianciamo le bande così come faceva la mia ragazza in qualche video passato. E dunque, iniziamo subito con questo chest opening formidabile. E come vi dicevo ragazzi, eccoci qua, le gemme ce l'abbiamo, le monete ce l'abbiamo, abbiamo praticamente l'accesso ad un account maxato. E dunque apriamo subito il primo baule, 4076 di oro, la fornace l'abbiamo sbloccata, la 9 torri inferno, oddio i Super Mario, ho già trovato una delle carte, delle super carte comuni nuove, 93 Super Mario, i Super Goblin 430 non ci interessano, moschettieri per 127 e la furia che ormai abbiamo al massimo. Ho trovato subito la nuova leggendaria ragazzi, la fidanzata, voglio scoprire nelle caratteristiche qual è il suo potere d'attacco, bellissima, 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 sono veramente euforico. Abbiamo già trovato nel primo baule super magico la nuova carta comune, il Super Mario, e la fidanzata, la carta nuova leggendaria. Dunque continuiamo con questo chest opening di bauli super magici, apriamone un altro. E allora ancora 4177 di oro, gli spiriti del fuoco che ancora non abbiamo sbloccato, lo youtuber, ho sbloccato la carta youtuber. Sono un pirla ragazzi. Andiamo avanti. Dunque, 8 carte youtuber. Anche di questa voglio scoprire i suoi poteri speciali e la sua descrizione. La possiamo già portare al livello 2. Sì, perché ne abbiamo abbastanza. Il gigante royale per 522 e l'arco X che ormai abbiamo maxato. 129 maghi, ragazzi. 16 goblin e la Sparky. Cosa ce ne facciamo? Abbiamo sbloccato la scintilla. Ormai ragazzi, cosa me ne faccio della scintilla? Ho il Super Mario, lo youtuber e la carta leggendaria, la fidanzata. Bene, apriamo un altro baule. Ok, l'oro, le guardie, perfetto. Ancora fornaci, spiriti del fuoco. Ragazzi, ci manca qualche carta nuova, me lo sento. Le frecce. Oddio, ho trovato gli orsetti Haribo. Haribo è la bontà che in arena il culo ti farà. Andiamo avanti ragazzi, sto degenerando questo chest opening, probabilmente magari è un server privato, non vi dico niente. E dunque un'altra Sparky dopo aver trovato gli Spear Goblin, la Sparky che ce la possiamo portare al livello 2, ma ragazzi abbiamo gli orsetti Haribo con il Super Mario, cosa ce ne facciamo della Sparky? E dunque ragazzi, dopo aver trovato tutte le nuove carte di questo aggiornamento, come vedete aggiunta nuove carte 1 settembre, andiamo a leggerci praticamente la descrizione di queste carte. Nuova carta comune, il Super Mario, salta in testa alle truppe nemiche schivando i colpi, se arriva sotto torre rapisce la principessa. Super Mario, principessa... La capiranno in pochi. Ma andiamo avanti. La carta più curiosa è questa, ragazzi, che voglio sapere subito cosa fa. Nuova carta comune, lo youtuber. Al contrario della carta specchio, lo youtuber copia le mosse delle truppe nemiche. Un vero fake. 90% di YouTube Italia. E passiamo alla caratteristica della prossima carta. Nuova carta rara. Orsetti Haribo. Tre teneri orsetti gommosi faranno ingrassare le truppe nemiche rallentandole. Una sorta di mago di ghiaccio ma molto più dolce. E infine ragazzi, la carta più attesa. La leggendaria, la fidanzata. Dunque, nuova carta leggendaria, la fidanzata. Docile e pacata, la fidanzata avanza lentamente. Attenzione a non colpirla o scatenerà tutta la sua furia. Avete presente quando una ragazza si incazza? Bene, dovete solo scappare. Attenzione, l'uso della carta, la fidanzata, può consumare le vostre monete d'oro. Beh, ovviamente per scendere in arena vorrà una borsa nuova, una collana nuova, una cena. Però sono contento di aver trovato queste bellissime carte. Dunque ragazzi, questo video parodia spero vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti se ne volete
altri con altre carte, suggeritemeli nei commenti, ragazzi. Scrivetemi la caratteristica e la carta che vorreste trovare in Clash Royale e io magari la porterò nella prossima parodia simile a questa. Dunque, per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel like come sempre, ragazzi, condividere il video e commentare. Come dicevo, questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. E ciao! Ho trovato i tre orsetti Haribo. Che spettacolo!